this, you crazy mother. Buongiorno, bentornati amici e amiche biker. Oggi è il terzo giorno, siamo partiti di tutta fretta, quindi non ho fatto né saluti né niente prima di partire, ma ci siamo visti direttamente sulla moto perché stiamo andando all'abbazia di Senanque. Purtroppo questa abbazia ha delle visite guidate e delle visite non guidate a orari prestabiliti e noi dobbiamo arrivare alle 9.45 per fare la visita non guidata, perché quella guidata è solo in francese, ce ne può fottere una sega. Quindi dobbiamo andare, arrivare alle 9.45, là sono le 9.10 e abbiamo mezz'ora di strada, siamo tirati tirati. Il navigatore come al solito mi segna tutto a cazzo di minchia che non si gira neanche, e quindi sto interpretando a modo mio. Il clima è molto buono, nel senso ci sono ancora 20 gradi ma sono ventilati bene, c'è una bella arietta, il sole non picchia ancora forte, quindi si sta veramente bene. Dai, sono abbastanza pieni di lavanda. Ok. Guardate appena in tempo, figa. Giusti. Giusti siamo arrivati. Sono le 35, abbiamo 10 minuti per prepararci. Momento di suspense. Tan 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 tan. Molto molto bella. Bene ragazzi, bentornati. Stiamo uscendo adesso dall'abbazia di Senanque. Allora, l'abbazia era carina, i campi di lavanda erano carini. Adesso quanta cazzo di gente c'è qua all'ingresso lo sanno solo loro. Ok, adesso stiamo ripartendo per andare verso Rosillon, dove c'è una specie di canyon e dovrebbe essere molto figo andare, magari anche fare una passeggiata. Poi la passeggiata la valutiamo, perché sono le 11:15, arriviamo alle 11:45 e fare la passeggiata di mezzogiorno sotto il sole in un canyon rosso non so se è proprio la decisione migliore da prendere a questo punto della mia vita. Se c'è una bella vista bar del canyon, penso che opteremo per la vista bar. Puttana la vacca, che bello. Ma cazzo, ma che vista c'è poi da qua, tra l'altro? E il canyon è quello là, mica che figata. Questa è un'altra strada di merda che si è inventato il navigatore. Poi mica voglio fare la strada dei turisti, io voglio fare la strada seria. Strada dei turisti, lasciala ai turisti. Noi siamo stranieri, non turisti. Cazzo, bello. Rosillon, minchia che montagna rossa. Turistas, turistas per sempre. Sì, però io voglio andare in paese. Se si muove al cazzo, io evito di finire per terra come un somaro. Ok. Che cazzo di posti ti faccio vedere? La nostra strada, c'era tutta la strada con tutti i tornanti così, che saliva dolcemente, bella l'altra. La strada che abbiamo fatto noi faceva così. E saliva sempre più su. Con un semaforo! Con un semaforo in alto. Ragazzi, guardate dove siamo. In un parcheggio. No, Rosillon. È un parcheggio per adesso. Sti cazzi, direi, no? È proprio un paese sulla montagna rossa, su un canyon rosso. Ciao ragazzi. Ciao bagai, ci vediamo. Siamo arrivati qua, ci vediamo dopo. Siamo arrivati qua, è una spiegazione spettacolare. Beh, ho spiegato che eravamo a Rosillon. La taglio tutta. Bravissimo. Bene ragazzi, siamo partiti da Rosillon adesso, siamo ripartiti da Rosillon e stiamo andando verso l'infinito e oltre, senza sapere una meta, senza sapere niente. Volevamo raggiungere un bel punto panoramico dove fare le foto con la moto. Ci serve un benzinaio,
al più presto perché la benzina comincia a scarseggiare e non sappiamo da che parte andare, non abbiamo neanche messo il navigatore, stiamo proprio andando alla cieca adesso, all'avventura, come bisognerebbe andare tutto il tempo. Ti prego, fermati. I campi di lavanda. E cosa devi fare? Devo mettermi in mezzo a fare una foto. Mo, c'è il sentiero lì così. Guarda. Oh! Vai. Ok, siamo ripartiti dal campo di lavanda che finalmente abbiamo trovato e ci siamo portati un pensierino qui davanti, incastrato nella moto. Bene ragazzi, stiamo arrivati ad Avignone, ci siamo fermati in un parcheggio per vedere col navigatore dov'è il nostro albergo e abbiamo visto che è a 4 minuti da qua, dritti sulla strada, quindi potevamo anche non fermarci. Vabbè, comunque no, è qua avanti, non è proprio fuori il centro commerciale, c'è il Burger King! Vediamo, o mangiamo a Burger King o andiamo in centro Avignone. Qua, dentro di qua. Qua sono 3 stelle, lì ne ha messe 2 e basta. Non so. Cristol. O vai là, il hotel Cristol. Two people e vada via il cul. Vabbè, non è nemmeno così brutto come pensavo in realtà, Allora, questa è la stanza. Allora, siamo arrivati all'hotel. È vicino a un Ibis, ma non è un Ibis. Comunque vabbè, l'hotel non è male, lei parla, la ragazza della reception parla italiano perché è gentilissima. Metteremo il link perché questo hotel merita per italiani. Ha un letto ma anche un letto là sopra e non so cosa serve. Vabbè, la stanza comunque era per 2 quindi. Va bene, nell'altra avevamo vista piscina, in questa abbiamo vista moto. Molto meglio direi. Bene, stiamo ripartendo dall'albergo, docciati, profumati. Stiamo andando in centro Avignone per cercare qualcosa da vedere innanzitutto e una brasserie per mangiare, perché vogliamo mangiare in una brasserie gesto atletico. Che cazzo? Cioè cos'è quella roba lì? Perché c'era uno spartitraffico in mezzo? Che senso ha? Coccomaro. Ma questo qui deve andare a questa velocità sempre? Sì, si può. Perché no? Secondo me qualche multa ci arriva. No, come un posteggio? Ah, perché sennò... No, scusa. Mi hai tradito Google Maps. Sei più Brasil. Deviazione, andiamo, deviazione. No, c'è qualcosa di giusto in tutto questo. C'è qualcosa di sbagliato anche. Però di giusto qualcosa c'è. Non c'è scritto che è pedonale, io vado. Pam 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 pam. Lì è pedonale. Le macchine qua non entrano perché sanno che non c'è posto, capito? Ci stiamo guardando anche Avignone, non rompere la minchia. Guarda, è un tour di Avignone molto veloce. Oh, c'è una via. Dai, vai dritto. Ok, stiamo girando intorno al centro. Tutto per la deviazione di merda. Ma si può essere più sfigati? Anche lì si potrebbe entrare. No. Tu ti devi fermare perché c'è lo stop. Qua dice di andare di qua. Che bella è sta strada. Minchia, più stretta no, Allora, io qua non ascolterei il navigatore. Di là. Ma io, no, dice andare a destra. Io vorrei andare a sinistra. Devi fidarti di me. Perché c'è un divieto piedi, moto, macchine? Ste cose, se non mi ascoltavi, non le vedevi. Il palazzo dei papi è qui dentro. Però qua si buttano dentro. Guarda che bel posto. Qua mi dice che si può andare. Dove? In quella strada lì. Da qua. No, questo qua va dove cazzo vuole. Ma non riesco a capire. Ha fatto un pelo. Alle 7:30 chiude lui.
tirato no, dai. Mi disorienta questa cosa. Comunque, aspetta. Occhio che pesti la testa te, eh. Occhio, occhio, occhio. Io ho come l'impressione che i parcheggi siano collegati. Jean-Claude Van Damme. Un'altra parola che so di francese. Barabam bam 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 bam. Si riparte. Allora, noi abbiamo deciso che Avignone la guardiamo da questa prospettiva, che non è neanche niente male. La sua macchina. Sì. Sta scegliendo la radio. Sto male. Mo vedete, ha smesso adesso che ha tolto il freno a mano. Stava andando dietro col freno a mano tirato. Ci investiamo. Sì, io ho paura. Riprendi. Oh, strega, gli ha messo, si è messa davanti. Cioè, la fa spostare lui. Sì, no, aspetta, aspetta. No, ti prego, riprendi. Sta. Non può uscire. Sta tornando indietro, guarda, nella direzione sbagliata. No, 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 no. Si vedeva come era posto. Sì. No, aspetta, amore, amore, ferma, ferma, amore, ferma, 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 ferma. Noi stiamo semplicemente aspettando di uscire. Ma non ce n'è uno normale qua in Francia, io non ne ho ancora visto uno normale. Sta facendo la foto dell'altra. Eh? Sta facendo la foto. Sì. Ma è la auto per gli handicappati allora. E te l'ho detto. Filma, filma, amore. Gira il volante. No, non diglielo, non si aiuta. Non... No, allora, l'aiuto da casa non è consentito per questo gioco. Sta un po' investiva la vecchia. Dai che ce la fai! Brava zia! Sei tu l'idiota! Zia! Ciao, cazzo! Scusa? Se è poco! Ma perché in Francia esistono queste cose? Cioè, boh! No, beh, esce anche lui perché ci passa, ma non è ma non è possibile. Guarda, ma qua gli ha messo i blocchi. Qua non c'erano prima. No, aspetta, dove cazzo sto andando qua? Ma dove stiamo andando? No, beh, è giusto, è giusto. Ciao ragazzi, a dopo! A dopo!